Un altro giorno, un altro appuntamento con l'Almanacco. Oroscopo 5 agosto, ben trovate e trovati, oggi è Santa Margherita da Cesolo. Due compleanni come al solito, Gio Di Togno, il bravo cantante, ha vinto anche Sanremo, 5 agosto 1973. Rapper, cantautore, J-Ax, il suo vero nome è Alessandro Aleotti, nato il 5 agosto del 1972. Pronti a seguirli, 12 segni, l'oroscopo in questo 5 di agosto. Prima il proverbio, non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Ariete, sarete molto dispersivi questa settimana. Volete troppe cose, ma non avete poi il tempo di realizzarle. Cercate di essere più pratici e concentratevi su pochi obiettivi. Anzi, meglio se solo su uno. Liberate la mente da ogni pensiero e vestitevi con colori brillanti. Toro, la settimana mette in risalto il rapporto con gli altri. Vi troverete spesso in conflitto con le loro opinioni. Misurate attentamente le parole, perché la tolleranza in questo momento non è proprio il vostro forte. Qualcuno vi sta osservando con interesse. Gemelli, si presenta critica la settimana. Ci sono ostacoli che andrebbero rimossi, ma con ponderazione. Cercate di non mettere in imbarazzo gli altri con la vostra continua pretesa di essere ascoltati. Sicuramente questo accadrà, ma non subito. Lasciate che il tempo lavori per voi. Cancro, questa settimana sarete straordinariamente intuitivi. Vi accadrà spesso di anticipare le parole degli altri. Riuscirete a capire gli stati d'animo di chi vi sta attorno. Cercate comunque di rimanere con i piedi ben piantati per terra. Qualcuno potrebbe fare battute ironiche sul vostro conto. Leone, sarete dotati di un ottimo equilibrio psicofisico. Vi sentirete sicuri di voi, ma dovrete fare attenzione a non assumere atteggiamenti paternalistici non richiesti, che potrebbero infastidire gli altri. La vostra positività sarà comunque producente. Vergine, la giornata si presenta all'insegna di un umore estremamente variabile. Dovrete cercare di mantenere l'equilibrio, anche se vi sarà particolarmente difficile. A dire il vero, non incontrerete ostacoli, ma non riuscirete a sentirvi soddisfatti di come andranno le cose. Bilancia. Vi sentirete sulla cresta dell'onda questa settimana. Sarete ricchi di intuizioni che si riveleranno corrette. Il vostro stile, in questo periodo, apparirà particolarmente raffinato. Molti occhi saranno puntati con ammirazione su di voi. Non cedete, però, a troppe facili vanità. Scorpione. Settimana baciata dalla fortuna. Ve ne accorgerete da come tutto scorre liscio e da come ogni cosa vi risulta facile. Sappiate trarne da questa fase positiva tutti i vantaggi possibili. Seguite un'alimentazione più sana e mangiate più lentamente e con calma. Sagittario, sarete impetuosi come il vento questa settimana. Avrete voglia di muovervi, di fare tante cose. In particolare vi sentirete ricchi di iniziativa. Avrete voglia di fare esperienze in nuovi campi della vita, dando libero sfogo alla vostra fantasia. Capricorno. Momenti su, momenti giù. L'alternarsi delle giornate potrebbe portarvi gioie improvvise e improvvisi malumori questa settimana. Non vi sarà facile affrontare serenamente le situazioni, né tantomeno vi sarà facile farvi comprendere da chi vi è accanto, che rimarrà alquanto disorientato da voi. Acquario. La settimana parte all'insegna di grosse novità. Se state cercando un impiego, in questi primi giorni sarete impegnati a valutare tra le varie proposte che vi verranno fatte. Potreste tentare anche un cambiamento totale di attività. È il momento adatto per voi, dovrete sapere usare. Pesci, la settimana si presenta all'insegna di una mutevolezza continua, che è tipica del vostro segno, ma che nei prossimi giorni si accentuerà ulteriormente. Sarà importante non prendere decisioni di alcun tipo, perché le vostre idee risulteranno alquanto confuse.